Sanità, da oggi circa 200 precari Covid sono senza lavoro. I sindacati proclamano lo sciopero di 24 ore per il 12 gennaio e attaccano: non c'è personale per garantire i turni H24, LEA a rischio. Youssef ed Elena sono i primi nati del 2023. Youssef è venuto alla luce al San Timoteo di Termoli, Elena al Cardarelli di Campobasso. La gioia dei genitori, migliaia di giovani nelle piazze del Molise per dare il benvenuto al nuovo anno. Notte di feste e botti ma senza incidenti. Termoli questa mattina il tuffo di Capodanno. Ingoia un cucchiaino e finisce in ospedale 18enne di Isernia, ricoverato in chirurgia. I presidenti delle province di Teramo e L'Aquila, Bonaventura e Caruso, chiedono alla Premier Meloni di rivedere la riforma del Rio. La neve tarda ad arrivare nel comune più alto del Molise, insolita versione di Capracotta che resta pur sempre affascinante. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione in apertura. Lo avete sentito dai nostri titoli, c'è la sanità. Da oggi circa 200 precari Covid sono senza lavoro. I sindacati proclamano lo sciopero di 24 ore per il 12 gennaio e attaccano: non c'è personale per garantire i turni H24 e i LEA sono a rischio. Sentiamo tutto dal servizio di apertura. Prima lo stato di agitazione, ora lo sciopero. Non si ferma la protesta dei precari Covid del Molise che da oggi non hanno più lavoro. La protesta, si legge nella missiva che tutte le organizzazioni sindacali hanno inviato alla Premier Meloni, al Ministro della Salute Schillaci, al Commissario Toma e al DG Aserem Florenzano, è dovuta al mancato rinnovo di tutti i contratti scaduti nelle scorse ore del personale che nel periodo del lockdown ha prestato servizio nelle strutture molisane. 300 in totale lavoratori interessati, solo a 125 il contratto verrà rinnovato, gli altri da oggi non hanno un'occupazione. Circa 175 padri e madri di famiglie che da angeli sono finiti nel dimenticatoio, lavoratori che ora saranno senza stipendio, si legge ancora nella nota, che sono stati in prima linea e che hanno permesso il funzionamento di interi reparti ospedalieri, lavorando presso i punti vaccinali ed effettuando tamponi in ospedale, sul territorio e a domicilio. Per i sindacati tutto questo determina un salto nel buio. La tutela della salute dei cittadini si misura attraverso la qualità e la quantità delle prestazioni erogate da un numero di professionisti adeguato a standard di riferimento nazionali. Al contrario, sostengono sempre i sindacati, sembrerebbe non vi sia personale sufficiente per garantire la copertura dei turni H24 e per garantire di conseguenza i LEA. Per questo, aggiungono, è nostra intenzione dare voce al disagio di questi lavoratori che non trovano risposte se non attraverso una manifestazione di dissenso dove si chiede pari dignità e diritti. Manifestazione di dissenso che andrà in scena il 12 gennaio con uno sciopero di 24 ore per chiedere la proroga o la riattivazione di tutti i contratti scaduti. Il primo nato del 2023 all'ospedale San Timoteo di Termoli, un segnale di speranza, arriva dalla nascita del piccolo Youssef, un bel maschietto nato alle 2:20 da genitori di nazionalità marocchina. Fiocco azzurro dunque grazie al personale del reparto di ostetricia e ginecologia e alla pediatria e al nido del San Timoteo. Il piccolo pesa 1,8 kg. Auguri ai genitori. Ed è Elena Medoro, la prima nata del 2023 a Campobasso. L'abbiamo conosciuta, sentite tutto dal servizio. Cardarelli di Campobasso, punto nascita, siamo nel reparto di ostetricia e ginecologia, si chiama Elena Medoro, la prima nata di Campobasso del 2023, è venuta alla luce alle 9:11, è una bambina bellissima che pesa 3,4 kg, ai nostri microfoni la gioia, la felicità, l'amore della mamma, la signora Antonia. Il suo stato d'animo? È un mix di emozioni che è difficile spiegare, infatti
L'adrenalina è ancora, nonostante non abbia dormito, non mi sento stanca per niente, troppo, è una gioia troppo grande. Mamma per la prima volta. Perché Per la prima volta, sì. Elena? In realtà non c'è un motivo, era semplicemente un nome che piaceva sia a me che al papà. Senta, cosa si augura per sua figlia e anche per la sua splendida famiglia? Sicuramente che riesca a realizzare tutto quello che desidererà nella vita e con la sicurezza che io, il papà e tutti i parenti la sosterremo sempre, l'accompagneremo in questo viaggio che ha iniziato oggi. Si parla spesso anche a sproposito della sanità pubblica. Ecco, lei ha partorito al Cardarelli di Campobasso, come si è trovata? Divinamente, le ostetriche, le infermiere, la dottoressa che era di turno, neonatologi, sono stati tutti splendidi. Veramente un'esperienza, positiva. Auguri, grazie. Niente, grazie altrettanto, auguri per un buon anno. Stata gentilissima. Ed ora il Capodanno, tanti ragazzi, tante persone in tutte le piazze del Molise. Andiamo a Isernia, andiamo in particolare in piazza Celestino V, Valentina Cerlante. Fraterna fa da sfondo a questa notte di Capodanno 2023. Migliaia di persone si sono radunate qui in Piazza Celestino V, cuore della Movida di Isernia, per brindare all'arrivo del nuovo anno, soprattutto giovani che si sono scambiati anche delle promesse d'amore in questa occasione particolare. Tanti buoni propositi, tanti obiettivi che si vorranno realizzare in questo anno che è appena cominciato. Come sentite, botti e fuochi d'artificio hanno dato il là al 2023. I propositi per il nuovo anno da un artista, Nonno Burro, il tuo nome d'arte. Allora, quali sono i tuoi obiettivi per il 2023? Allora, gli obiettivi per il 2023 sono, prima cosa, la consapevolezza del bene culturale della Regione Molise, primo. Secondo, il rispetto giovanile generale che c'è nelle piazze generali della città di Isernia, che sono per prima cosa il nostro interesse generale. Anche se si parla di degrado, noi siamo qua a cercare di portare la convivenza, quindi un amore, un bacio e vende tutti in Molise. L'obiettivo che vuoi raggiungere? L'indipendenza economica. Sei molisano, lavori qui, vivi qui? No, sono proprio di Isernia, sono isernio doc. Hai scelto di restare qui, quindi. Sì, per il momento sì, salvo magari ulteriori chiamate, magari per un lavoro fuori, sì, decido di rimanere Isernia. Allora, in bocca al lupo per la tua indipendenza economica. Crepi, buon anno. Come è iniziato questo nuovo anno? Beh, sembra bene per adesso, speriamo che proceda per il meglio. Direi all'insegna dell'amicizia. Siete tutti insieme qui? Sì. Beh, sì, l'amicizia è importante, soprattutto in queste occasioni abbastanza importanti. Allora, un obiettivo che vorrete realizzare, partiamo da te. Che vada bene, dai, guarda, è vero che vada bene, sì. Generale, che sia un buon anno, quindi un anno sereno. Per tutti, sì, per tutte le persone nel mondo e soprattutto Isernia, sì. Io spero personalmente di laurearmi entro quest'anno, concludere gli studi e intraprendere l'attività lavorativa, sperando che vada tutto per il meglio. In bocca al lupo. Allora, mentre per te, tu hai un obiettivo in particolare? Di continuare questa amicizia che già va avanti da anni e che continui nel migliore dei modi. Bellissimo, bravissimi, allora auguri. Grazie, Anche a anche a lei, voi, auguri. arrivederci. La notte di Capodanno porta anche l'amore. Martina e Samuel si sono appena fidanzati, quindi inizia Proprio l'altro bene l'anno. ieri siamo fidanzati e teniamo a dirlo a tutti quanti perché è un amore a cui noi ci teniamo. Benissimo, un obiettivo per quest'anno, Martina. Sicuramente durare Il più il possibile. più possibile, esatto. Un messaggio d'amore lanciamo da questa piazza allora stanotte. Amatevi tutti per tutta la vita. Perché l'odio non porta da nessuna parte.
Solo con l'amore si va avanti. Allora, io ho ascoltato le parole del presidente Mattarella, ho sentito il discorso alle 20:30 e sono perfettamente d'accordo col fatto che i giovani devono avere una responsabilità civica nel fatto che se alzano un po' il gomito, niente guida. E io sono, ho alzato un po' il gomito perché giustamente è il primo dell'anno, la sera di Capodanno e quindi niente guida. Niente male, questi giovani, tantissima la voglia di divertirsi in piazza anche a Termoli, centro stracolmo di gente, una città finalmente vitale anche durante il Capodanno, una manifestazione dal costo contenuto, 10.000 euro quelli messi a budget dall'amministrazione comunale che ha interpretato la voglia di divertirsi di tanti giovani che hanno gremito Corso Nazionale e Piazza Monumento, in linea con quanto avveniva nelle altre città italiane. Brindisi scanditi dal ballo e dalla musica, come vedete dalle immagini, da auguri scambiati finalmente senza timore, abbracciando il senso della vita di comunità e delle relazioni sociali. L'evento è stato organizzato dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con l'Associazione Eventi Arte e Spettacolo. Restiamo a Termoli perché il meteo clemente di questa mattina, mai come in questa edizione, ha ampliato la partecipazione al tuffo di Capodanno che, come da tradizione ormai da una dozzina d'anni, saluta il primo gennaio ed il nuovo anno a Termoli, stavolta il 2023 ha beneficiato addirittura di almeno 16 gradi, ben oltre la media stagionale, una cinquantina le persone che si sono presentate sulla spiaggia nord di Termoli rigorosamente in costume. Ecco, ascoltiamole anche. Mentre l'associazione Pro Loco di Casa Calenda, insieme ai 5 gruppi di Bufù, oltre 100 persone, musicisti partecipanti all'evento, sono stati protagonisti in Piazza Mercato a Casa Calenda, appunto, con la lunga notte dei Bufù. I vari gruppi insieme all'amministrazione comunale hanno animato l'evento che si è svolto nell'arco dell'intera nottata. I vari gruppi del Bufù hanno percorso tutte le strade del paese suonando e cantando per entrare nelle case dei cittadini insieme a festeggiare, brindando al nuovo anno. Ed ora ascoltate questa notizia particolare, la disavventura di un 18enne di Isernia alla vigilia di Natale. Il ragazzo, probabilmente alticcio, ha finito per ingerire un cucchiaino ed è stato subito accompagnato dagli amici presso il pronto soccorso dell'ospedale di Isernia. Le lastre, come vedete, effettuate hanno evidenziato la presenza dell'oggetto metallico nel corpo del ragazzo ed ora i medici dovranno definire come espellerlo. Il 18enne è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia del veneziale di Isernia. Cambiamo argomento, occupiamoci del comparto automotive perché il segretario della FIMCISL, Marco Laviano, analizza gli scenari di Stellantis verso la realizzazione della Gigafactory e dice: tuteliamo tutti i dipendenti di Termoli. Ci riferisce tutto Alessandro Adamo nel suo servizio. Sentite. Marco Laviano, segretario della FIMCISL, analizza gli scenari di Stellantis verso la realizzazione della Gigafactory. Tutelare i diritti dei dipendenti di Termoli è l'obiettivo per il 2023. Il segretario presenta quello che sarà l'anno per il mercato degli automotive, ovvero forte speculazione dei mercati, tanto a livello europeo quanto soprattutto a livello globale. Una difficoltà seria di approvvigionamenti di materie prime, metalli preziosi, terre rare e loro inevitabile innalzamento dei costi. Senza dimenticare quello che è il delicato tema dell'energia e di quanto impatta a livello monetario sulle produzioni attuali del mercato degli automotive. Tutto questo senza dimenticare la delicata transizione elettrica. Termoli per il 2023 ha dei buoni propositi. La domanda non è in calo, la domanda è ancora forte per quanto riguarda le motorizzazioni endotermiche.
dovremmo avere un anno in cui la partenza vera, diciamo, del tonale, che monterà soprattutto il nostro motore GSE, dovrebbe assorbirci pienamente. Abbiamo ancora un continuo e buon flusso produttivo sulle autovetture e sulle motorizzazioni premium. Il 2000 benzina, anche quadrifoglio, il 3000 di denominazione Maserati V6, e un leggero calo per quello che sarà invece il tema dedicato alle vecchie motorizzazioni o comunque alle vecchie strutture tradizionali come i cambi che vanno sui piccoli veicoli commerciali. Questo non deve farci preoccupare perché Termoli si prepara a vivere quello che è un bivio fondamentale per il futuro di Stellantis in Italia. Oggi ci sono 2.100 dipendenti e per questi 2.100 dipendenti il nostro obiettivo primario è che tutti possano continuare in Stellantis, in ACC e a lavorare sul nostro territorio, rimarca il segretario. Sappiamo dell'impegno di ACC e la realizzazione della Gigafactory nei prossimi anni. Questo però deve far sì che dal prossimo semestre in poi si inizi a ragionare davvero su quelle che sono le prospettive in termini occupazionali e soprattutto produttivi, perché la transizione è alle porte. Abbiamo un indirizzo verso la mobilità sostenibile e dobbiamo far sì che comunque noi diciamo sempre che deve essere anche socialmente sostenibile. Ed ora la politica con il messaggio di fine anno dell'onorevole Elisabetta Lancellotta. Per me il 2022, dice, grazie ai molisani che mi hanno sostenuta, è stato un anno di grandi soddisfazioni, è stato l'anno delle elezioni in Parlamento, non nascondo emozione, gioia e soddisfazione, continua Lancellotta, sono orgogliosa e fiera di rappresentare la mia regione alla Camera dei Deputati. L'elenco delle cose che non funzionano supera di gran lunga quello delle cose che funzionano, lo sappiamo tutti, ma a differenza di qualche mese fa, oggi siete tra i banchi della maggioranza guidata dal presidente Giorgia Meloni. Oggi, se remiamo tutti nella stessa direzione, dice Lancellotta, abbiamo la possibilità, un passo alla volta, di invertire la rotta e restituire speranza e dignità ai molisani, cominciando dalla sanità. Mentre i presidenti delle province dell'Aquila e Teramo, Angelo Caruso e Diego Di Bonaventura, parlano del ruolo dell'ente, del ruolo delle province e chiedono un intervento al nuovo governo per un disegno di legge che corregga le storture create nel tempo, chiedono in particolare di rivedere la del Rio. Li ha intervistati per noi Pasquale Damiani, sentite. Angelo Caruso, presidente della provincia di L'Aquila, parla del ruolo delle province. Dall'abolizione si è passati a un loro rafforzamento per poi tornare a decretarne l'abolizione e la riduzione. Sarebbe opportuno che il nuovo governo presentasse un disegno di legge per correggere le storture create nel tempo. Sono due gli aspetti che il governo, per bocca del ministro Roberto Calderoli, vorrà adottare. Una è quella del ritorno all'elezione diretta, quindi a suffragio, la ricostituzione degli organi, quindi della giunta, e anche le competenze. Il governo probabilmente ancorerà la riforma delle province anche a quello che è il tema del regionalismo differenziato. Perché? Perché intanto la riforma del Titolo V oramai è abbastanza datata, prevedeva l'entrata in campo di competenze esclusive delle regioni, quindi autodeterminazione su settori importanti, e da qui poi a cascata competenze che per principio di sussidiarietà dovrebbero ricadere in capo alle province e ai comuni poi. Quindi questa è una inevitabile azione che si dovrà declinare sui vari campi. Probabilmente, diciamo, diamo un po' per certo che la rivisitazione della legge del Rio porrà l'esigenza di riattribuire alle province tante competenze che magari prima della stessa riforma avevano già e forse anche oltre, perché il caso della Lombardia è emblematico perché ha. All'atto in cui c'è stato diciamo, l'esito negativo del referendum sull'abrogazione delle province, ha restituito tante competenze alle province anche oltre l'originario perimetro. Dello stesso avviso anche il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Oggi ecco si riapre una speranza, perché con un governo politico
Ecco, sicuramente avrà più attenzione per i territori, per le comunità e per i cittadini. E qui oggi siamo proprio in riunione con il Presidente della provincia per far modificare quella bruttura della legge del Rio, perché l'avete visto, dal 2014 nessun governo si è preoccupato di questo problema qui. Poi ci lamentiamo quando i fiumi non vengono fatta una manutenzione. Bisogna riparare ad un errore che negli anni si è protratto troppo a lungo, oltre che un errore politico ma anche istituzionale. Sì, era impensabile. A chi ci ascolta, no? Immaginate, io dico ogni tanto, ecco, neanche un bimbo dell'asilo poteva pensare di fare questo, che ogni comune pulisse il tratto di fiume. E giustamente, che cosa è accaduto? Che nessun comune poteva pulire senza soldi, senza personale, il tratto di fiume. Abbiamo fiumi abbandonati da tantissimi anni e nessun governo, io lo dico pubblicamente, i governi te sono una iattura, perché loro hanno più a cuore le caselle di bilancio che i problemi dei territori e delle comunità. Perciò la speranza qual è? Che il primo governo politico possa subito rimediare a questa bruttura di una legge che porta gravi calamità e conseguenze ai territori. L'arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano, Giancarlo Brigantini, esprime il suo personale profondo cordoglio per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. L'arcivescovo Brigantini invita la chiesa locale di Campobasso a unirsi alla preghiera di tutta la Chiesa universale, a custodire la grande eredità spirituale e teologica del 265esimo pontefice della Chiesa cattolica e ad imitare lo spirito di fedeltà e di umiltà che ha avuto nell'annunciare il Vangelo. Papa Ratzinger ha testimoniato l'amore a Cristo Signore tutta la sua vita, anche nel silenzio del suo monastero, dice Brigantini, dove si è spento ieri mattina. E dopo anni la neve tarda a comparire a Capracotta, il comune più alto del Molise, ma pur senza la coltre bianca, Capracotta rimane un paese da vivere intensamente. Sentite. Capracotta viene definita la regina della neve perché presenta caratteristiche climatiche che la portano ad essere uno dei comuni più nevosi di tutto l'Appennino. Solo che quest'anno la neve tarda a presentarsi e Capracotta ha un aspetto insolito per i tanti visitatori che sono rimasti a bocca aperta. Durante la stagione invernale, soprattutto quando le correnti d'aria artica si gettano sull'Appennino, non è difficile imbattersi in vere e proprie bufere di neve con accumuli che facilmente possono superare il metro di altezza. Purtroppo quest'anno a Capodanno non è così, ma pur senza neve Capracotta rimane sempre un paese stupendo da vivere, come dimostrano queste immagini di Giorgio Paglione girate qualche tempo fa, quando la neve fece la sua prima comparsa. Thank you.
Il primo giorno dell'anno si presenta così in tutta la sua bellezza. Certo, se fosse arrivata un po' di neve sarebbe stato diverso. Oggi le sue belle piste, i suoi efficienti impianti l'hanno resa una delle principali stazioni sciistiche del centro-sud. Non rimane che attendere ancora qualche giorno. L'alta pressione, dopo l'Epifania, dovrebbe far posto ad abbondanti nevicate. È il più bell'augurio che gli abitanti di Capracotta possono pretendere dal nuovo anno. E le immagini di Capracotta con la neve che avete visto, immagini straordinarie dall'alto, ci sono state gentilmente concesse da Giorgio Paglione. Speriamo di vedere la neve presto a Capracotta e in Alto Molise. Ed ora parliamo della Giovanni XXIII di Isernia, che ha ottenuto un finanziamento cospicuo dal Ministero per realizzare un cortometraggio nel centro storico della cittadina Pentra. Ci racconta tutto Nicola De Santis. L'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia si è aggiudicato un finanziamento per la realizzazione di un cortometraggio nell'ambito del progetto Cinema per la Scuola. L'iniziativa è del Ministero dell'Istruzione e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ma il cinema, ce l'hanno insegnato gli americani, è uno straordinario strumento di comunicazione, per cui è anche uno straordinario strumento di didattico, per cui come metodologia è una metodologia eccezionale, e siccome noi vogliamo trattare dei temi che sono molto vicini ai ragazzi, per cui il tema dell'inclusione, il tema della lotta al bullismo, il tema dell'integrazione del diverso, noi vogliamo utilizzare il cinema come strumento proprio per sensibilizzare i ragazzi su questi temi. E tra l'altro, accanto alla produzione in cortometraggio, noi realizzeremo un cineforum con la società Imam, che è la società che gestiva il cinema di Isernia, che purtroppo è stato chiuso, e noi riprenderemo la loro attività e siamo felici di farlo, perché insomma Isernia ha bisogno di un luogo dove si proiettino dei film. Il cinema come strumento pedagogico, didattico e di apprendimento. Partner della scuola sono l'associazione L'Evento Film, la Mediateca Santa Sofia del Comune di Napoli, la compagnia Dietro le Quinte di Venafro, la società Imam, che gestiva il cinema Lumiere di Isernia. È stato un lavoro ormai che è partito già 5-6 mesi fa e siamo contenti di aver individuato questo bando e aver subito avuto l'ok dal dirigente scolastico, il professor Cacioppoli, che si è messo a disposizione. E niente, siamo partiti, abbiamo creato una squadra competitiva, perché insieme nel gruppo c'è il regista che già avete avuto modo di intervistarlo prima, Lorenzo D'Amelio, il nostro commercialista che ci ha curato un po' tutto il bando, il dottor Luongo, e poi abbiamo una figura importante come quella di Franco Valente, che abbiamo voluto inserire nel nostro gruppo. E non ultimo, anche il Gianni De Chiaro per quanto riguarda la compagnia teatrale Dietro le Quinte di Venafro. Quindi la squadra l'abbiamo voluta fortemente e siamo riusciti a ottenere questo finanziamento. Con il comitato direttivo collabora Paola Dei, psicoterapeuta e docente di psicologia dell'arte presso scuole di specializzazione in psicoterapia, critico cinematografico ed anche critico teatrale. Direttore scientifico del progetto è il regista Lorenzo D'Amelio. Partiamo dal fatto che ci sono dei festival internazionali dove i film presentati sono stati girati esclusivamente con iPhone o qualsiasi altro telefono, si intende iPhone per capire il tipo di strumento, però il cinema è veramente dappertutto, cioè nel senso, con un telefonino basta guardarsi intorno, basta girarsi intorno per vedere le cose più curiose, le cose più strane, le cose più anche belle. Per cui queste cose messe insieme, ripeto, con gli strumenti attualmente a disposizione, lo si può fare veramente con poco, con un qualsiasi PC a casa, insomma. Per cui mettere insieme un progetto, mettere insieme qualcosa di una qualità presentabile e far sì che si possano raccontare delle belle storie, perché poi alla fine la musica, il cinema, qualsiasi altra cosa, non è altro che raccontare la storia come facevano i nostri antenati, che nella caverna davanti al fuoco si tramandavano le storie. Quindi è la storia. L'unica cosa importante è non vedere la cornice. Questo è il punto, non vedere la cornice, ma vedere la storia. Se c'è una storia dentro, qualsiasi strumento va bene. Per la scrittura del soggetto, il comitato si avvale del contributo dell'architetto Franco Valente, uno dei maggiori esperti di arte e di architettura in Molise. Il progetto prevede anche un cineforum per i ragazzi della scuola, il cui focus è il tema dell'inclusione, della lotta al bullismo, quello alla dispersione scolastica, dell'educazione alla legalità.
Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo, sul Molise e anche sull'Abruzzo. Previsioni del tempo di lunedì 2 gennaio. Iniziamo dal Molise. L'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità. Ecco le temperature sui maggiori centri. Campobasso minima 7, massima 16 gradi. Isernia 8-13, Termoli 9-14, Venafro 9-14. In Abruzzo l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Le temperature: L'Aquila 2-10 gradi, Pescara 9-14, Chieti 10-14, Teramo 8-12. È davvero tutto, non mi resta che augurarvi ancora buon anno, un anno all'insegna della gioia, della serenità, della pace soprattutto, buon anno anche da parte dei nostri editori, la famiglia Ricci per noi di Teleregione sarà un anno di sfide importanti in Molise ed in Abruzzo. Grazie ancora, arrivederci.